Anticipazioni GF VIP, Malgioglio nei guai. Il retroscena shock. Cristiano Malgioglio al Grande Fratello VIP, l'ultimo scoop. Qualche ora fa Alfonso Signorini nella sua trasmissione web denominata Casa Signorini ha svelato un retroscena, che ha lasciato i suoi ospiti a bocca aperta. Infatti, l'opinionista del GF VIP ha rivelato che l'ultima hit di Cristiano Malgioglio sarebbe un plagio. Il motivo? In pratica il direttore del settimanale che ha scoperto che quella esatta canzone è stata cantata nel lontano 1978 da Catherine Spaak. E a testimonianza di ciò ha fatto ascoltare proprio la canzone di quest'ultima ai suoi ospiti, i quali sono rimasti sbalorditi. Cosa avrà da dire a sua discolpa Cristiano Malgioglio? E chissà se proprio Signorini nella prossima puntata del reality show condotto da Ilaria Blasi previsto a lunedì prossimo rivelerà al cantautore questa incresciosa faccenda. Tuttavia l'autore delle canzoni di Mina in queste ore non ha fatto certo parlare solo per questo motivo. Difatti, la scorsa notte si è molto spaventato, alzandosi di sobbalzo per delle urla. Cosa è successo? Francesco Monte, recatosi a Cinecittà per cercare di parlare con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, ha iniziato a urlare con un megafono in piena notte, terrorizzando così il concorrente del reality show VIP, il quale si è recato immediatamente in confessionale a chiedere delucidazioni a tal proposito. GF VIP anticipazioni, Cristiano Malgioglio, la rivelazione shock. Cristiano Malgioglio, oltre ad aver fatto discutere per via di questa clamorosa rivelazione di Alfonso Signorini e per il fatto che sia stato svegliato la scorsa notte di soprassalto per via delle grida di Francesco Monte, in questi giorni è riuscito a creare un vero e proprio polverone per alcune sue dichiarazioni contro i giovani della casa del Grande Fratello VIP. Difatti, l'uomo, parlando con Corinne Clery, ha attaccato duramente i ragazzi, dicendosi convinto che non faranno mai carriera. Ma non è finita qua perché a quel punto Corinne gli ha anche rivelato di mal sopportare Giulia De Lellis. Motivo per cui vorrebbe nominarla il prima possibile. E Cristiano è sembrato essere d'accordo con quanto asserito poc'anzi dalla popolare attrice di origini francesi. Perciò le fan della ex corteggiatrice del noto dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sono andate subito a Cinecittà, cercando di avvisarla del complotto degli over ai suoi danni. Tuttavia le supporter della De Lellis non sono riuscite a dirglielo perché gli autori della trasmissione condotta da Ilaria Blasi hanno messo immediatamente la musica alta, cercando di sovrastare le loro voci. Insomma, pare davvero che queste siano state ore convulse per gli inquilini della dimora di Effina. Ci saranno presto altri colpi di scena?